Ipotesi anatra zoppa sempre più vicina in seno al comune dell'Aquila. Tutto ruota attorno al seggio 50, dove il centro-sinistra ha recuperato ben 24 voti. La soglia al momento è lontana a 4 posizioni e manca il seggio di Arischia da riconteggiare. Si farà venerdì mattina, come da richiesta dei consiglieri di centrodestra, per non sovrapporsi al consiglio comunale, in programma invece domani mattina. L'ipotesi è che il sindaco Pierluigi Biondi possa ritrovarsi con un consiglio a maggioranza di consiglieri eletti nel centro-sinistra. Davanti al TAR ci sono in contestazione un centinaio di voti annullati, che i ricorrenti del centro-sinistra si dicono convinti, sia in espressione dell'elettore, di votare la coalizione con a capo Americo Di Benedetto. Il 4 aprile intanto si avvicina, in quella data è prevista la relazione al TAR della prefettura, mentre l'udienza di merito è fissata per il 9 maggio. A quel punto, se il centro-sinistra dopo il riconteggio di Arischia dovesse arrivare a 50+1, il Tribunale amministrativo decreterà di certo l'anatra zoppa e procederà con la proclamazione dei nuovi eletti, ribaltando di fatto gli equilibri del Consiglio Comunale. Il centrodestra potrebbe anche chiedere una sospensiva, come è accaduto ad Avezzano, istruendo un ricorso al Consiglio di Stato, che, visto però l'esempio di Avezzano, di certo sarebbe rigettato, ma almeno si guadagnerebbero 3 mesi di tempo. L'avvocato Raffaele Daniele, legale dei consiglieri eletti di centrodestra, ha depositato intanto al TAR gli atti che dimostrerebbero l'errore di trascrizione al seggio 41. Nei risultati definitivi pubblicati sul sito del Comune dell'Aquila sono stati conteggiati 10 voti validi ai candidati a sindaco, ma ben 386 alle diverse liste. Guardando però la legge elettorale in vigore, ogni voto dato ad una lista, laddove non sia indicata anche la preferenza ad uno dei candidati a sindaco, va conteggiato come preferenza al candidato collegato alla lista stessa. D'altra parte, i dati provvisori della sezione, così risultati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, sono molto diversi e riportano 411 voti ai candidati a sindaco e 386 alle liste. Stante poi la decisione della Commissione elettorale, che ha respinto l'istanza di correzione d'errore materiale istruita dal Comune dell'Aquila, se il TAR non dovesse tenere conto degli atti prodotti dai consiglieri di centrodestra, l'ente procederà con l'impugnazione, tramite querela di falso, con l'incarico già affidato al legale Roberto Colagrande. Intanto il sindaco, in viaggio istituzionale a Mosca, dice la via giudiziaria al potere. La cosiddetta trana zoppa in salsa a centro-sinistra, ha scritto Pierluigi Biondi, funziona così. Sei convinto di vincere, tanto che sei sopra di 19 punti al primo turno. Dopo che te ne sei mangiati 15 rispetto a un sondaggio di un mese prima. Al secondo turno prendi 7 punti di distacco, segno di una chiara volontà popolare. A quel punto fai ricorso ai giudici amministrativi, nonostante l'errore palese di un presidente di seggio che non viene tenuto in considerazione, perché non ti arrendi a dover mollare la mangiatoia. Queste le dure parole del sindaco.